Allora ragazzi, io inizio questo video facendovi una semplice domanda, ve la sparo lì. Quanti di voi in auto non hanno il Bluetooth? Premetto che io fino a qualche settimana fa ero uno di quelli che nell'auto da lavoro non aveva il Bluetooth, quindi anche per ascoltare un po' di musica ero costretto a inserire le cuffiette, ad indossare le cuffiette, che sono comode sì, però a lungo andare mi davano un po' di fastidio. Ma fatto sta, in questo video voglio parlarvi di un accessorio, ovvero un alimentatore d'auto, che è in grado di portare la tecnologia Bluetooth in tutte quelle auto là dove non è presente. Quindi ragazzi, sigla! Allora, il dispositivo di cui sto per parlarvi arriva da Baseus, un noto brand che ho imparato a conoscere su Amazon, ma anche da alcuni video qui su YouTube. E con questo alimentatore da auto di Baseus possiamo portare il Bluetooth nella nostra auto nel caso non ci fosse, ma a questo ci arriviamo dopo. Parliamo un po' di lui. Come potete vedere, sulla parte frontale troviamo tre ingressi USB, di cui due ingressi USB di tipo A, un ingresso di tipo C, un piccolo display monocromatico, poi dopo vi spiego il perché, il bilanciere del volume che lo stesso ci fa riattaccare o rispondere una chiamata, un microfono di sistema, pulsanti per andare avanti e indietro con i brani musicali e chi più ne ha. Più ne metta, abbiamo anche un ingresso micro SD card. E sì ragazzi, sembra strano perché ancora oggi ci sono alcuni utenti che ascoltano la musica sia da supporti SD card sia da supporti pendrive, ma noi non interessa perché noi andremo a sfruttare la tecnologia Bluetooth che ci offre questo dispositivo. Allora, come funziona? Innanzitutto andiamo a collegare questo dispositivo nell'accendisigari della nostra auto. Una volta che lo abbiamo collegato, vedete che lui sul display ci fa comparire un'informazione, ovvero una frequenza radio di default. Quella frequenza radio noi la dobbiamo sincronizzare anche sulla radio della nostra auto. Una volta che l'abbiamo sincronizzata, prendiamo il nostro smartphone, un tablet o qualsiasi altro dispositivo a cui vogliamo collegarlo via Bluetooth, attiviamo il Bluetooth, facciamo la ricerca e colleghiamo il nostro smartphone a questo alimentatore da auto. Una volta fatto questo, noi siamo pronti già ad utilizzarlo. E siamo pronti ad utilizzarlo rispondendo alle chiamate, ascoltando musica. E devo dire che è un accessorio veramente fatto bene, ha dei buoni materiali. E devo dire che io lo utilizzo ormai da più di 2 settimane e mi sto trovando veramente molto bene, perché ragazzi, avere una tecnologia Bluetooth in auto là dove non ci sta grazie a questi tipi di accessori è sempre una figata. E magari perché non fare un pochino il fighetto, proprio come ha fatto il sottoscritto, e si è fatto un pochino il fighetto, quindi colleghi, è perché ci stava. Ma al di là di questo, al di là di questa battuta ragazzi, nel caso la frequenza radio non è di vostro gradimento, che magari è un po' disturbata o forse occupata già da un'altra stazione radio, nessun tipo di problema. Tenete premuto qualche secondo il bilanciere del volume, vedete che la frequenza radio sull'alimentatore dell'auto comincia a lampeggiare e con i pulsanti avanti e indietro che utilizziamo per i brani musicali possiamo variare la frequenza. Una volta trovata quella lì desiderata, andiamo a risincronizzare nuovamente la stessa frequenza sulla radio della nostra auto e il gioco è fatto. Potete nuovamente ascoltare musica, stare al telefono e ragazzi, non so, magari ascoltate musica da supporti pendrive, da supporti SD card, potete utilizzare anche quelli se non volete utilizzare la musica trasmessa da Bluetooth del vostro dispositivo. Quindi avete molteplici funzioni grazie a questo dispositivo. E in più ragazzi, se il vostro dispositivo, ovvero il vostro smartphone, fosse supportato alla ricarica veloce, quindi il supporto alla ricarica veloce, questo alimentatore d'auto nel momento in cui andrete a caricare il vostro dispositivo automaticamente lui andrà ad erogare la ricarica veloce
qualora il vostro dispositivo fosse supportato alla fast charge, ovvero ricarica veloce. Quindi ragazzi, che dirvi, è un dispositivo che io, che lo sto utilizzando, ormai non posso più farne a meno, e lo potete trovare su Amazon. Il prezzo varia dai 13 ai 20 euro, ma anche se fosse costato 20 euro, ragazzi, io l'avrei comprato comunque, perché sono i 20 euro di un accessorio meglio spesi. Quindi, se anche voi lo volete acquistare e volete portare il Bluetooth nella vostra auto, nel caso voi non ce l'aveste, qua in basso in descrizione trovate il link per poterlo acquistare. Quindi ragazzi, nulla di che. Vi ho detto, era il video più corto del canale, volevo parlarvi di questo accessorio che io ripeto ragazzi, quando trovo questi accessori sono sempre una figata. Allora, adesso sono curioso di sapere la vostra qua in basso nei commenti, se voi conoscevate già questo dispositivo, per chi lo conosceva già come si trova, per chi conosceva Baseus, per chi non lo conosceva, insomma. Ragazzi, fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti. Ecco, allora, questo video vi fosse piaciuto, vi raccomando, lasciate tutti i vostri pollicioni in su, tutti i vostri like, e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, mi aiutate veramente tanto. Una volta esservi iscritti, attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto, ragazzi, condividete questi video perché mi aiutate veramente molto. Già lo sapete, ve lo dico sempre e ve lo dirò fino a quando sarò qui su YouTube, gli spoiler di tutti i miei video o magari qualche altro tipo di informazione le potete trovare su Instagram, quindi seguitemi anche su Instagram, @medicosnake. I link di riferimento ai miei social li trovate sempre qua in basso in descrizione, come trovate il link d'acquisto a questo alimentatore d'auto di Baseus. E noi ragazzi ci vediamo sempre qui in un prossimo video sul mio canale YouTube. Ciao!